Ciao a tutti da Sonia, bentornati su Speziata. Oggi vi propongo un primo piatto a base di pesce, semplice, veloce e buono, e anche economico, la pasta al tonno. Per due porzioni ci occorrono 180 g di pasta secca, io ho scelto le penne, circa 280 g di polpa di pomodoro, di passata o di pelati, 75 g di tonno sott'olio sgocciolato, uno spicchio d'aglio, due filetti d'acciuga, un mazzetto di prezzemolo fresco, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e a piacere un peperoncino. È una preparazione molto rapida, quindi mettiamo sul fuoco la pentola per l'acqua della pasta e cominciamo a tritare il prezzemolo, tagliare il peperoncino e pelare lo spicchio d'aglio. Prepariamo adesso la salsa. In una padella mettiamo l'olio, aggiungiamo lo spicchio d'aglio e lo lasciamo rosolare a fiamma dolce. Magari incliniamo un po' la padella così l'aglio rosola in abbondante olio. Una volta che ha preso colore e ha rilasciato il suo aroma, possiamo aggiungere il peperoncino e i filetti d'acciuga. Uniamo adesso la salsa di pomodoro, aggiungiamo un pizzico di sale e lasciamo cuocere per una ventina di minuti. Se necessario, di tanto in tanto aggiungiamo poca acqua. Quando la salsa sarà a metà cottura, quindi saranno trascorsi 10 minuti, possiamo mettere in cottura la pasta. Aggiungiamo come sempre prima il sale e poi mettiamo giù la pasta. Pochi minuti prima della fine della cottura della salsa possiamo aggiungere il tonno. Non va aggiunto prima, altrimenti diventa troppo secco e poi si sbriciola anche troppo. Aggiungiamo un mestolino d'acqua di cottura e lasciamo insaporire. Se i pezzi sono troppo grandi, magari li spezziamo. Completiamo con una macinata di pepe nero e attendiamo la fine della cottura della pasta. Se utilizziamo un tonno in olio extravergine d'oliva o magari meglio ancora fatto in casa, possiamo usare anche l'olio. Magari diminuiamo la dose iniziale della salsa. Scoliamo la pasta, come sempre molto al dente per terminare la cottura in padella, e la saltiamo. Aggiungiamo un mestolo d'acqua di cottura, aggiustiamo di sale e aggiungiamo il prezzemolo. E la nostra pasta al tonno è pronta per essere servita. Ulteriore spolverata di prezzemolo e subito in tavola. Presto fatto e subito pronto. La pasta al tonno è la soluzione ideale anche quando si hanno ospiti improvvisi e si vuole comunque preparare un buon primo piatto. Buona anche dal punto di vista nutrizionale. Grazie per aver visto questo video. Vi invito come sempre a visitare la mia pagina Facebook e a condividere la ricetta. E vi aspetto per i miei prossimi video.